a tutti. Mi dispiace non aver potuto essere con voi oggi, ci tenevo comunque a portare il mio saluto, a confermare ancora una volta il personale impegno mio e di tutta Fratelli d'Italia per il comparto del turismo. Guardavo prima la locandina dell'evento di oggi, Emergenza Turismo, diamo voce al turismo. La considero tristemente azzeccata perché purtroppo fotografa perfettamente la situazione nella quale ci troviamo. E la situazione è quella di un'emergenza economica e sociale che coinvolge tutta l'Italia, che è trasversale a quasi tutti i settori produttivi, ma il turismo è certamente tra i settori più penalizzati, se non in assoluto il più penalizzato. È stato il primo settore a dover chiudere, non per il divieto di legge, però a causa del fatto che il divieto di spostamento di fatto cancellava i turisti, e rischia di essere l'ultimo settore a ripartire, perché è un fatto che ancora oggi sia quasi completamente fermo. Cosa che francamente non era molto difficile da immaginare. Tant'è che come Fratelli d'Italia abbiamo chiesto da subito l'attivazione dello stato d'emergenza per il settore turistico, lo abbiamo fatto dall'inizio dell'emergenza, solo dalle parti di Palazzo Chigi non si erano accorti di questa necessità. La situazione è quella di un settore che non viene sostenuto dal governo, che non viene ascoltato dalla maggioranza, che all'inizio non era praticamente neanche stato invitato alla, per la verità, passerella degli stati generali. Un settore che tenta inutilmente di farsi ascoltare. Noi lo abbiamo ascoltato. Abbiamo organizzato questa iniziativa, come molte altre, che coinvolge tutti i comparti della filiera perché si possa trovare insieme una vera strategia di sostegno e di rilancio, facendoci portatori delle esigenze delle migliaia di imprenditori del settore, dei milioni di lavoratori che ruotano intorno a questo meraviglioso mondo. Vogliamo e dobbiamo inchiodare il governo alle sue responsabilità. A maggior ragione, considerando l'importanza del turismo per l'Italia, un settore strategico, non lo devo dire a voi, rappresenta ufficialmente il 13% del prodotto interno lordo, ma sappiamo benissimo che ha un peso molto più grande nella nostra economia, difficilmente quantificabile data l'eterogeneità dei servizi turistici, dell'indotto che gli gira intorno. Basti pensare che secondo l'Eurostat il turismo in Italia dà lavoro direttamente o indirettamente a oltre 4 milioni e 200 mila persone, senza considerare che i turisti stranieri sono il volano del Made in Italy, sono i principali sponsor dei nostri prodotti, dall'agroalimentare, la moda, il lusso. Turisti stranieri che rappresentano circa la metà del turismo italiano, la cui presenza quest'anno sarà più che dimezzata. Uno studio di Assoturismo ha stimato che sui 56 milioni di pernottamenti che si perderanno questa estate, circa 43 milioni saranno di turisti stranieri che non arriveranno, un crollo del 43% rispetto al 2019. È chiaro quindi come la crisi del settore del turismo sia in realtà una crisi del sistema Italia, la crisi di un ingranaggio fondamentale che se dovesse saltare trascinerebbe con sé l'intera economia italiana. È per questo che noi siamo seriamente preoccupati dalla situazione, dall'inerzia del governo. Perché si sarebbe dovuti arrivare alla fase 2 con le idee ben chiare, con una strategia di intervento delineata che servisse a salvare la stagione turistica, cosa che non è avvenuta. Non so ora se a Villa Pamphilj abbia fatto il miracolo, ma a giudicare dalla famosa conferenza stampa di ieri del Presidente del Consiglio, diciamo, temo di no. Le proposte messe in campo dal decreto rilancio non sono minimamente adeguate al momento che stiamo attraversando, come abbiamo ripetuto più volte, a situazioni straordinarie si risponde con misure straordinarie, sia in termini di risorse che di strumenti, e il governo non ha fatto né l'una né l'altra cosa. Sono insufficienti i 4 miliardi stanziati per rilanciare il turismo, ancora di più se confrontati con i 18 miliardi stanziati dal governo francese. Sono inadeguate le misure previste dal decreto rilancio, decreto dal nome accattivante quanto ingannevole. Al pari dei precedenti, perché decreto cura Italia, liquidità, come probabilmente molti di voi hanno avuto modo di constatare sulla loro pelle, era molto diverso dai titoli che avevano, quello che contenevano. Un decreto nel quale il governo, più che rilanciare il turismo, si è preoccupato di intervenire sul consiglio di amministrazione dell'ENIT, cancellando il ruolo, tra l'altro, delle associazioni di categoria, o di destinare 50 milioni di euro all'ennesimo fondo per il turismo per fare non si sa bene cosa. Probabilmente solo per accontentare l'amico di turno al quale viene affidata la gestione, un po' come è avvenuto purtroppo anche per tutti gli altri settori. Noi come Fratelli d'Italia, col grande lavoro che hanno fatto i nostri parlamentari, che ringrazio, abbiamo presentato molti emendamenti al decreto, parecchi dei quali riguardavano proprio
il turismo. Abbiamo cercato di migliorare un testo quasi per nulla condivisibile dal nostro punto di vista, partendo dal bonus vacanze, annunciato con tanta enfasi dal ministro Franceschini, che per noi non va bene, non lo riteniamo uno strumento efficace in grado di incentivare il turismo. E per di più è uno strumento che nell'immediato grava sulle spalle proprio di quelle aziende ricettive che già rischiano il collasso, proprio sulla loro già limitata liquidità disponibile. Noi per questo abbiamo proposto di sostituirlo con un meccanismo, secondo noi, in grado di supportare concretamente gli operatori del sistema ricettivo sul modello di quello sperimentato in Sicilia dal nostro assessore regionale al turismo Manlio Messina, che in buona sostanza è un meccanismo molto semplice che consiste nell'incentivare il turista a prolungare la sua permanenza in vacanza premiandolo con una notte gratuita di soggiorno ogni tot notti prenotate, a seconda delle indicazioni che daranno le singole regioni, con le notti aggiuntive che vengono pagate direttamente alla struttura ricettiva, all'albergatore, al bed and breakfast, con l'uso dei 2,4 miliardi che erano stati stanziati per il bonus vacanze, altro che credito d'imposta. Qui parliamo di un contributo diretto agli albergatori. Poi c'è il tema della difesa dell'occupazione, che per noi è una priorità assoluta. Abbiamo per questo presentato emendamenti per aumentare la flessibilità del lavoro, per aiutare i settori produttivi e soprattutto il turismo. Abbiamo chiesto un'adeguata tutela di circa 500.000 lavoratori stagionali che rischiano di rimanere completamente esclusi dalle misure di sostegno previste dal governo. Abbiamo proposto la sospensione del decreto dignità sia per i contratti a tempo determinato, in modo da eliminare l'obbligo delle causali e i vincoli sui rinnovi e le proroghe, sia per i contratti di prestazione occasionale, per consentire il libero ricorso ai voucher lavoro. Il quadro però è fosco anche per 1 milione di lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato, per molti dei quali il rapporto di lavoro è attualmente sospeso. Per loro ci stiamo battendo, come sapete, per la necessaria proroga degli interventi di integrazione salariale. Abbiamo proposto un importante taglio del cuneo fiscale per le imprese che tengono duro, che mantengono i loro occupati, che assumono, che non ricorrono alla cassa integrazione, per non offrire solo l'occasione di scappare agli imprenditori. Purtroppo è stato bocciato proprio oggi, come tutte le nostre proposte finora, altro che confronto. È stata bocciata, per esempio, anche la proposta che chiedeva di portare al 5% l'IVA sulla ricettività, sulla somministrazione e sul trasporto passeggeri, un altro importante segnale. Come anche abbiamo proposto di rivedere il funzionamento del fondo perduto previsto dal DL Rilancio, basato su un meccanismo che non tutela assolutamente la stagionalità del turismo, ideato da persone distanti anni luce dalla realtà e dal mondo produttivo. E a proposito del fondo perduto, abbiamo anche presentato una proposta alternativa che consentirebbe di dare liquidità immediata, non come quella promessa da Conte, alle imprese, e permettendo di trattenere direttamente il 50% dell'IVA sul fatturato dell'anno 2020 fino a un importo massimo di 100.000 euro. Così come abbiamo chiesto di scontare dalle tasse sui rifiuti e sull'occupazione del suolo pubblico 2020 la quota relativa ai mesi del lockdown, risposte semplici ma efficaci. Molte altre questioni aperte vanno affrontate, le abbiamo affrontate, penso al tema dell'estensione delle concessioni demaniali, alla direttiva Bolkestein, un'altra storica battaglia di Fratelli d'Italia. Noi vogliamo sviluppare un modello di turismo competitivo che possa valorizzare l'Italia. Per farlo è necessaria una nuova governance del settore che riduca le conflittualità tra Stato e Regioni, consenta di coordinare, programmare e promuovere in maniera più efficace l'immagine dell'Italia, valorizzando e rafforzando il marchio Italia, riqualificando la nostra offerta turistica, privilegiando una regia nazionale che vada oltre le logiche regionali. È necessario contrastare, secondo noi, il macroscopico e dilagante abusivismo che esiste nel settore turistico, che di fatto penalizza fortemente le nostre imprese. Abbiamo ovviamente molte altre proposte per il turismo, altre ancora cercheremo di definirle insieme a voi, perché il nostro dialogo è costante. Iniziando dall'evento di oggi, anzi continuando con l'evento di oggi, nel corso del quale potrete discutere e confrontarvi con gli assessori regionali al turismo di Fratelli d'Italia, con il nostro responsabile nazionale del settore turismo Gianluca Caramana, che è anche un albergatore, quindi conosce molto bene il mondo con il quale si confronta. Si potranno discutere tutti questi temi anche con i nostri parlamentari competenti nelle commissioni, con i nostri capigruppo. Quindi vi lascio in ottime mani, mi scuso di non aver potuto partecipare direttamente e considerate sempre Fratelli d'Italia a disposizione di questa straordinaria filiera della nostra economia.